Ciao a tutti da Joker Game, vediamo l'ultima sistemata delle mie cose. Cosa dice qui? Ok, vediamo. Allora, questo qui è la discoteca, qui il night club, discoteca, beh, che io avevo già messo delle cose per attivare il vetro, c'era già, per oscurarlo. Ok, allora se io adesso la voglio potenziare, tanto ormai sono qui oggi, è giornata di spese. Allora, dov'era? Discoteche qui dovrebbero essere, vediamo. Nightclub. Ecco, il mio è questo qua, giusto? Ecco, modifica. Io l'ho preso al del perro, stile nightclub, e avevo messo il massimo. Illuminazione. Ho messo il massimo. E qua e qui qua dice riproduci video se vuoi vederlo, ti fa vedere, infatti dentro fa così. Ok, ho chiuso il video. Il nome l'ho cambiato da poco, gli ho messo Paradise. Prima si chiamava, era questo Tony, però ho voluto cambiare il nome. Magari lo cambio anche adesso, perché non è che mi piace molto, perché forse tecnologie. Perché pensavo che fuori, vabbè, lasciamo così. Pensavo che fuori si vedeva un'insegna, sarebbe stato bello. Deposito, ecco, io ho soltanto uno. Se ne metto due, cosa costa? Ok, 300.000. Questo? 1, 2, 3 e 4. Ok, mettiamo il massimo. Tanto sono in via di spesa. Io ho già due donne e non le cambio. Ghiaccio secco, non l'avevo messo, eccolo qui. E poi? Ma sì, compriamo tutto, dai. Acquista. Ok, acquisto in corso, ho fatto queste modifiche. E ancora ne devo fare un'altra, non ho finito. Vediamo i soldi come stanno scendendo. Da 320 milioni ne ho spesi già 10 milioni e mezzo. 10 milioni e mezzo e devo andare nel computer. Ovviamente la musica l'ho tolta per il copyright, perché la musica è bella, c'è Black Madonna. Questo è il mio night. Intanto vado a sbattere contro qualcuno. Wise up, homie! Vediamo adesso nel computer che cosa ha bisogno il night. Vediamo, perché non è finito, eh. Allora, gestione night club. Promuove, ok, queste qui sono le missioni. Resident DJ ce l'ho tutti e quattro, ne avevo presi. Gestione magazzino centrale, ok. E questi qui perché sono bloccati? Perché? Devi acquistare, allestire un garage per la produzione di cocaina. Un garage per la produzione di cocaina. Andiamo a vedere migliorie. 1 milione, acquista questa miglioria. Allora, questa miglioria per installare un'attrezzatura di qualità migliore. In questo modo aumenterai la produzione dei tecnici del magazzino centrale, consentendogli di accumulare scorte più rapidamente. Sarebbe già buono. E mettiamo questa. Conferma, sì, conferma, è Natale. È Natale. Andiamo a vedere che fa questo. Ok, staff. Acquista questa miglioria per assumere barman e butta fuori aggiuntivi. In questo modo ridurrà la perdita. Scusate, il telefono mi segna che sono le 20 di sera. Oggi è martedì 20 novembre 2022. Allora, acquista questa miglioria per assumere barman e butta fuori aggiuntivi. In questo modo ridurrà la perdita giornaliera di popolarità del night. Dai, confermiamo anche questo. Ok. E anche questa qui. Acquista migliorie per assumere guardie e installare un sistema di sorveglianza. In questo modo ridurrà la probabilità di
Crebbe che venga saltato dai nemici. Per me è un po' una boiata, però intanto la mettiamo. Tanto così ho il massimo. Ok. Adesso voglio vedere, tornando, gestione magazzino centrale. Qua mi chiede invece se io devi acquistare un garage per la produzione di cocaina, quindi per assegnare un tecnico. Quindi ti obbliga, e qui cosa dice? Vedi, qui ti obbliga a diventare, come si dice? Adesso lo dico perché devo andare a vedere dentro. Dopo questi qua li vendo quando sono 10. Praticamente ti obbliga a diventare un MC delle moto. Ecco, si aggancia all'MC. Andiamo a vedere questo, l'MC che cos'è. Dov'è? Dentro qui. Dovrebbe, no, questa è la proprietà. Qui dovrebbe essere qui. Vediamo. Uffici, agenzie, no. Andiamo a vedere qui. Clubhouse. Clubhouse dovrebbe essere. Vediamo se è quello che dico io. Ecco, dato che io c'ho già base operativa, ce l'ho, night, ce l'ho. La sala giochi ce l'ho. È al massimo. Anzi, mi manca solo un gioco. Quasi quasi lo metto. L'autofficina ce l'ho, l'hangar ce l'ho, il bunker ce l'ho. Mi manca il clubhouse. Ecco qui. Quindi vediamo questi clubhouse, i prezzi. 420.000, non costa neanche tanto. 3,95. Questo dov'è? Che zona è questo qui? Rancio. Ma andiamo a vedere questo. La mesa. La mesa è un po' più giù. 455. Qua inizio a salire i prezzi. Andiamo a vedere qui. 4,95, 4,72 in quella zona lì. Mi mancherebbe questo. Andiamo a vedere. Aspettiamo, a questo punto prendiamo il mouse perché stavo usando il joypad. Ah, poi ce n'è in fondo anche. No, qui sono troppo lontani. 200.000, infatti, quelli lontani costano meno. Allora, quello il massimo è questo qui. 4,72, cosa cambia? Ah, no, questo qui, 4,95. È in questo punto, forse per la comodità di qualcosa. Vediamo cosa dice. Sai che è una proprietà di qualcosa speciale quando i precedenti occupanti hanno fatto fatica a rilasciarla. Non è possibile simulare una rabbia di disperazione così impotente in modo cinico come il nostro. Non può esserci recensione migliore. Vabbè, questa è una cosa che hanno messo loro per pubblicizzare qua dentro, però alla fine serve. Sto solo guardando perché questa qui, vediamo cosa dice fuori, ti fa vedere anche fuori. Vediamo questa qui da 4,95, ma sembra più costosa, ma fuori Avenue. Vabbè, poi vediamo. E questa è vicino alla Luna Park. Ma no, prendo questa qui, dai, quella più costosa. Poi casomai la cambio. Ok, a partire da 4,95. Allora, iniziamo a vedere. Il murale è questo. Poi c'è questo. No, la morte no. C'è qualcosa di bello. Beh, questo già è bello perché ci sono le donne già in mutande nude quasi. Vediamo questo. Questo è una moto. E questo. Io preferirei mettere questo. Dov'è? Quello di prima. Questo qui. Sì. Allora, mettiamo lo stile quello lì. Stile. Stile A, B e C. Allora, vediamo B. No, questo è stile A. Stile B. Decorazione B. Ah, cambia. Arredamento B. Decorazione A.
Oh, che brutti. Cazzo, proprio questo qui è proprio con... niente, mettiamo il massimo questo qui, dai. Ok, Symbol Club. Questo vabbè, quello del gioco che io ho messo nel 2015, è rimasto ancora quello. Poi c'è questo, MC. Ah, ok, sì, vabbè, lascialo lì, adesso vengo, vengo. Sto guardando qui. Io direi MC. Sì, con l'Aquila. Nome club, Motorcycle Club, oppure lo cambi. Ah, un momento. Ah, ecco. Ah, Motorcycle Club. Usciamo un attimo che devo decidere. Qui per il nome. Come mi chiama? Ah, è vero, metto quello lì il mio. Che è il nome di un film di una rapina con Robert De Niro, no? E si chiama Eat la rapina. Un bellissimo film comunque. Adesso cambio. No! Ecco qui. Eat. Allora in grande. Eat. Invio. Perché non si vede? Non si vede adesso. Ah, forse perché ho fatto questo, ecco perché. Il colore, che colore voglio? Io direi lo lasciamo nero. Perché non so poi dentro come sarà. No, lasciamolo nero. Armadietto armi, mettiamolo. Officina, anche l'officina c'è, cioè, mettiamola pure. 1.857.000 dollari. Sì, compriamo tutto. Acquista. Porca miseria, imposta la meta. Ho messo la meta, sì. A questo punto, allora c'è uno, cosa ha detto prima? Marcel? Ah, c'è uno che sta vomitando. Ah, io non ce l'avevo queste telecamere, adesso le vedo, proprio al massimo. Allora, un momento, andiamo a rivedere qua dentro. Ecco qui, andiamo a rivedere che cosa mi ha chiesto prima per migliorare. Adesso... Deve acquistare un garage per la produzione cocaina. Un garage per la produzione. Adesso qui devo scoprire un attimo com'è. Anche se il video si prolunga un pochettino. Allora, iniziamo a buttare fuori questo qui un attimo, così prendo l'incasso di 31.000. Sì, sarà poco, è vero, ma ogni giorno sono soldi. Quando fai Don't you ore di feel gioco. alive? Quei 50 che sembra una stupidata, ma alla fine 50 diventano 100, poi diventano Can you 200, believe it? diventano We 1000, own un this place. milione e si fanno sempre i soldi. Ok, buttiamo fuori questo qui. Ok, mi ha dato 10.000, ma io devo ritornare un attimo su per prendere i soldi anche in cassaforte, com'è che sono qui. Io sono abituato in prima persona che mi muovo meglio, perché in terza non... Sì, è bello, ci giocavo in terza, però in prima vedo, quando ho i nemici li vedo meglio, vedo i punti dove in terza persona non li vedi, i punti più deboli, e quindi... vado meglio in prima. Ok, incassiamo questi 4 soldi. Ok, non chiudo niente perché tanto è uguale. Andiamo a vedere qua dietro se è tutto come prima. Ok, non sono andato giù, quindi posso migliorare. Adesso posso mettere anche più mezzi anche dentro. Piano interrato 1, andiamo a vedere cosa c'è giù.
Perché io avevo preso soltanto un piccolo furgoncino per farmi le consegne, ero tranquillo, tanto ho detto, eccolo là sotto, quel piccolo furgone che mi sa che poi alla fine se ingrandisco prendo qualcosa di grande. Ok, è inutile che scendo, andiamo a vedere gli altri piani, ma saranno tutti vuoti. Ah no, c'è il terror bike, è vero, nel secondo. Il terror bite, terror bite, non so come pronunciarlo, forse l'ho pronunciato giusto, terror bite. Ah, anche qua gli ho messo due macchine gratis perché ho detto le mettiamo dappertutto, magari servono. Andiamo a piano interrato 3. Ci dovrebbe essere Terror Byte rosso. Dov'è? E nel 4. Dove è andato a finire? Ah, c'è il garage Terror Byte, adesso l'ho letto. Che testa che sono. Vabbè, comunque abbiamo visto tutti i piani. Poi adesso, dopo vediamo. Ok, B4. Ok. Garage è separato dal Terror Byte e qua sotto, Terror Byte. Eccoli, rosso e nero. È rimasto uguale, magari un giorno cambierò le gomme, tipo dico, vabbè. Adesso che succede? Ritorniamo sopra, perché ho impostato la meta. Ritorniamo nel night. Qui dice di acquistare un garage. Adesso mi devo informare com'è sta storia del garage. Un momento, ma non è che ci sono un garage qui? Allora, ma io il garage, un momento, bunker, hangar, officine, qua dice un garage, parla, clubhouse, quello che ho preso io qual è? Questo qui, ok, questo, modifica, e c'è già l'officina, ok, allora, pigliamo la moto, dai, tanto c'è già la moto. Un po' che non la uso la moto. Ah, devo salire su, ok. No, tiro dritto, vai. Giriamo qui a destra. Dov'è San Benedetto? È dentro. Allora, qui ci deve essere un'entrata da qualche parte. C'è un viottolo sulla sinistra. Potevo andare a piedi, vabbè, tanto avevo la moto. C'è un viottolo. Ok, è qui. Andiamo a piedi così la moto non va dentro. E qui posso, ancora un po' più giù. Eccola lì l'entrata. Allora, andiamo a vedere, questo qui che cos'è? Il garage. Yo, good to see y'all. I'm Ah, out, inizia over la from LC, missione. looking after these joints. You taking Oddio. over this clubhouse? All right. I È guess you want to be bello, starting e some sì kind che of mi MC chapter piace. of your own. This got all the recreational facilities your crew gonna want. Darts, Dai, drill, ok, magari arm wrestling la table, prima missione la working bar, faccio, dai. whatever, whatever. Yo, you gotta invite some prospects, get them to join the club. Then you lay down the hierarchy. You usually need like a Adesso qui proprio VP, di a road bande, captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer. You know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Hey,
it's good to keep shit organized. Cause there's jobs out there folks will pay an OMC to do. Get them out of trouble. Non me l'aspettavo questo. Run protection, make hits, you know, whatever. Work goes up on the board, and you can take it if you want it. Alright. What else you need to know? Oh, there's plenty of room to store your bikes. Every club puoi metterle a parcheggiare le moto, puoi anche elaborare le moto nella tua officina, bene, bene. Armadietto, armi pronto. Abbiamo un computer, ok? Guarda che figata. I federali non ti beccheranno mai, gestire gli affari illeciti. Take a look at that shit. For real. Ringrazierò. I'll be in touch if you're taking any of that club business. Otherwise, ah, quindi lui mi sta mollando tutto senza andando via? Era suo. Gliel'ho comprato e lui mi ha spiegato il suo giro d'affari. Praticamente sarebbe quando io vado a fare le missioni, no? Ah, sono LJT, è un pseudonimo. Ho sistemato un portatile nella tua clubhouse con accesso al dark web. Se vuoi dare una spinta ai tuoi affari, accedi al computer e compra qualche stabilimento. Ecco dove è la storia. Quindi, ovviamente, la sala dei computer sarà vicino qui. Aspetta, qui lampeggia un qualcosa. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Non c'è la cassaforte, eh? Qui, che cos'è qua? Ah, per pianificare le missioni. Un momento, fa vedere che dice. Per accedere alla commissione devi essere presidente, premi A per fondare un MC. Sì, fondiamo. Fondiamo. Ho fuso tutto. Allora, da CEO sono un motorcycle club, ok. Quindi adesso sono dentro qui operativo. Allora, qua dentro ci dovrebbe essere un bagno, credo. Ok, sì. Perché facendo quando attaccavo a quelli gli MC su alcune missioni, qui ci dovrebbe essere, ok, a parte le armi c'era una cassaforte, ok, abbiamo in qualità, vabbè, stavo dicendo delle cose, vabbè. I vestiti, tanto io ho lasciato perdere la scritta, poi mi rivedo il video, tanto ecco questo computer cosa fa, vediamo cosa fa. Minchia, tutte donne dentro, guarda, ma che roba. Oh, sì, Allora, apre effettuare accesso sicuro, vediamo cosa dice. Ah, ecco, vedete, devo comprare tutte queste cose qui che si agganciano al night club, vedi, garage cocaina. E io faccio spese grosse stavolta. Stavolta mi allargo forte. Vediamo cosa dice qui. Costano documenti. Porca miseria. Erba. Banconote. Costa, Cocaina. Guarda che roba, piccolo ma carino. Poi dopo, allora iniziamo a vedere. Allora, tutte ufficio documenti, serra erba. Allora, basta cliccare su uno, capito. Allora, se io clicco qui, no, documenti, eccolo qui, ufficio documenti. Il massimo è questo, perché il massimo è questo? Ufficio piccolo, laboratorio nascosto nei pressi di Textile City. Ottima posizione centrale e impalcature perenni all'esterno che aiutano a mantenere un basso profilo. Ok, questo. E invece questo qui? Già è bello da vedere, vecchio magazzino vicino al molo però. E l'altro invece è? Dov'è Textile City? Però qua si vede un hotel, quindi in zona centro, credo. Ma sì, io prendo il massimo, dai, tutto. Via, via, via.
Dai, acquista. Sì, acquistiamo tutto. Allora, documenti. Allora, erba. Andiamo a vedere questo qui. Via, acquista, via. E compriamo. Banconote, ok. Acquista, via. Anche questa acquistata. Avevo 320 milioni, eh? Già stanno partendo i primi 20 milioni, tutta questa storia. Ok, vediamo dopo cosa fanno tutti questi laboratori. Magari tiro più soldi, chi lo sa. E anche l'ultimo, via, dai. Quanto ho speso? Quanto mi è rimasto? 2,97 più 3 milioni, 300. Ne avevo 20, ho speso 23 milioni. E ho preso tutto, quindi adesso mi alzo, non faccio nessuna missione ovviamente, mi sposto e vado al nightclub un attimo, voglio vedere se c'è già, voglio vedere dal nightclub che cosa è successo, che adesso ho acquistato tutto, voglio vedere che cosa, se si aggancia al night. È così. Ok, allora ritorniamo su. Eh sì, prima non c'era quello schermo, adesso c'è. Guarda, non c'erano questi qui. Con le migliorie è cambiato tutto qua dentro. Ritorniamo qui al posto. Rimettiamoci seduti e guardiamo dentro adesso che cosa è successo qui. Gestione magazzino centrale. Ancora mi dice. Devi allestire il tuo garage per quando. Oh Dio santo. Devo allestire il garage. Fammi vedere il perché. Allora, spostiamoci. Gestione Nightclub, aspetta un momento. Club privato. Attenzione, vuoi cambiare il club privato? No. Allora, lasciamo stare questo qui, torniamo un attimo indietro. Apriamo ancora qui. Scusate, sto facendo una cosa. Ok, devo andare. Bunker su Smoke. No, non è questo. Magazzino veicolo. Clubhouse, è questo. Ok, andiamo in Clubhouse. Voglio vedere una cosa di questa storia degli allestimenti. Torniamo al Clubhouse. Ok, sono dentro qui, quindi ritorno al computer. Allora, andiamo a vedere adesso quello che io ho. Ah, quindi se... quindi, un momento, posseduti qua dice. Acquista. Ok, posseduti. Eccolo qui, quindi io clicco qui. Allestimento non effettuato, quindi cosa bisogna fare qua? Inattivo. Devo fare le missioni, ho capito, adesso ho capito tutto. Totali indietro, cioè guadagni zero, quindi cosa si fa a questo punto? Si torna indietro qui, ritorno qua. Scusate, il tempo che si alza, si rimette. Ok. E sono tutti i suoi movimenti che fa in terza persona, li fa anche in prima. Quindi
Quindi allora, per filtrare l'accesso, rifacciamo l'accesso. Allestimento. E cosa si fa adesso a questo punto? Dove vado? Devo andare dentro lì. Ok, ho capito. Allora niente, perché qui non me lo dà. Pensavo che da qui facevo la missione. Invece non è così. Allora, a questo punto, dato che qui non c'è proprio niente, devo uscire fuori. Vediamo che cosa si vede nella mappa. Ok, il posto mi piace, zona centro. Allora andiamo a vedere. Allora, io sono qui. Ah, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Ah, serra. Questo che cos'è? Ufficio documenti. Andiamo a vedere questo qui. Intanto vado qua. Vediamo da che parte la mette sta moto, di qua sicuro. Ecco, l'ha messa giù. Oddio santo. Ok. Vabbè, dai. Il video sarà abbastanza lunghetto, perché lo faccio completo una botta sola una volta, tanto che devo accorciare. La moto è in strada. Quindi vediamo cosa fa il primo. È brutta, eh? Ok, ci siamo. Quindi io vengo qui. Adesso inizia qualcosa di nuovo. Vediamo, eh? Un altro cinema sicuro. Questo è il tuo stabilimento per la falsificazione dei documenti. La produzione sarà sospesa finché, vabbè. Non appena sarà a regime, il tuo OMC produrrà Madonna, quante cose. Accedi al tuo open road, vabbè, come amministratore, ok. Per iniziare. Per avviare la produzione, eccetera, eccetera. Ok, ho spento. Allora, quindi dov'è il computer? È qui. Quindi io vado qui e devo iniziare una missione. Accedi, vediamo cosa dice. Ah, allestimento. Sei sicuro dell'allestimento? E c'è altri soldi che vanno. Porca miseria. Okay, so you've had a look at the place. It's primed and ready. Just get these supplies and we'll start production. Procurati, raggiungi Marina Drive. Vediamo l'elicottero. No, è vero, l'elicottero non c'ho. Oddio. E niente, andiamo con la moto, eh. Quanti chilometri è? 5. Porco cano. No, momento, momento. Io 5 non me li faccio, sono troppi. Scusa, dammi il cosacta, almeno col cosacta mi dà l'elicotterino piccolino. Eh sì, eh. Mannaggia. Che casino oggi. Però sono contento. Sono contento perché ho largato tutto. Una botta sola. Andiamo a vedere com'è qua questa storia. Quindi io devo fare una missione per ognuno di quelli. Penso, e si dovrebbe aprire poi la
la discoteca al massimo, così ho finito, vedi? Me la completo. Le night club, scusate, no, io l'ho chiamato discoteca. Raggiungi Marina Drive, vediamo cosa succede, se c'è qualche agguato o qualcosa. Marina Drive. Ok. Ovviamente con i missili non sparo a nessuno, se in caso c'è qualcuno, non lo so. Adesso l'ho raggiunto. Atterriamo qui, vediamo cosa c'è qua sotto. Non mettersi in capota sto a fare. Ho dovuto con Rotary, vediamo. È talmente delicato suo elicottero. È dentro qui, eh? Ah, ecco qui, vediamo cosa c'è. Cosa c'è da raffare qua? Non vedo. Recupera le scorte e porta allo stabilimento per avviare la produzione. Ah, devo rubare le scorte. Sì, ma dove sono queste scorte? Entro qui. Hai raccolto le scorte? Non raccolto. Ah, eccola qui. Prendiamo l'elicottero. Casomai mi lancio col paracadute e faccio prima. Quindi si avvia una produzione come se fosse il bunker di armi. Ah, ecco cosa succede. Dopo più ne porti e più guadagni. Va bene, ho capito, già ci siamo. Andiamo allo stabilimento. Ecco, poi sarà il globale, vede quello che io faccio, se sono in sessione pubblica. Ok, sono fuori di quanti milioni? Ne avevo 320 milioni e mezzo. Mettiamo 320 milioni e 7, via. 3 diventa 300, ho speso 23 milioni. 23 milioni ho speso per fare il e non ho ancora finito. Ho portato al massimo l'attico della sopra il casino al massimo. Poi ho spostato il bunker e fino a qua ci siamo. Però lì ho speso poco perché sono 500.000 andando dentro il mio. Ah, ecco lì il segno, ok, ho visto. Ok, adesso mi butto giù, faccio prima. Le eliche, mi sa che mi hanno preso qualche elica, vabbè dai. Dove sono là? L'anfetamina è per terra, ok. Stavo dicendo, il bunker, poi ho spostato la base operativa. L'ho spostata e rifatta. Ho quasi portato al massimo il nightclub, che lo porterò. Poi ho preso l'MC che non l'avevo mai fatto, che pensavo che era una stupidata, invece sembra molto bello. L'MC, dov'è? L'entrata è qui. Ok. Questa e sono i documenti. Dove vanno i documenti? Non appena arriverà il personale, dice, inizierà la produzione. Ok, i documenti falsificati verranno prodotti e poi messi qui sopra questi scaffali. Ok, la produzione si fermerà solo lo stabilimento. Va bene, ok, lasciamo così come sta. Io non fermo niente, deve andare avanti tutto. Ok, mi ha fatto vedere quando c'è il pienone, hai capito tutto. Accedi in qualsiasi momento al sito, ok, come amministratore, ok. Per vedere la merce, perché poi venderla, perché se magari è troppa. Hey, supplies are in and production is a go. Be excited, be terrified, be humble, and be discreet, ok? No
Long John Teabag out. Later. Ok, allora qui adesso lasciamo stare, vedete, scorte dentro e poi merce sarebbe poi il valore da vendere. Qui non ci siamo, ok, andiamo a vederne un altro. Allora, io sono qui, quindi devo andare a vedere questo qua. Devo avviare anche questo. Poi c'è anche questo. Ok, va bene, iniziamo con quest'altro. Veicoli, i tuoi veicoli già speciali nelle vicinanze. Speciale. Dov'è? Andiamo a vedere perché mi ha detto speciale. È la mia moto. C'è una viuzza. È qui, ecco. Eccola qui entrata. Ok. Andiamo adesso a fare l'altra qua dentro, vediamo cosa dice. Questo è il tuo stabilimento? Per fare l'erba. Per fare l'erba sono diventato un delinquente. Vado. Non appena il tuo regime sarà al massimo, venderai l'erba all'ingrosso. Ok, solita cosa del computer per vedere le scorte e vendere. Ok. E per iniziare. Ok, va bene, va bene. Faccio ESC? Ok, facciamo ESC così posso iniziare. Allora, il computer dov'è innanzitutto? Guarda dove l'ha messo, dentro qui. Ah, qua ci sono i bancali, guarda che roba, tutta roba illegale. Accedi. Allestimento, ok, conferma. Ok. Mi chiamerà ancora quello lì, il pirata. Il pirata How's it perché? feel to be the founder of a startup? Humble beginnings and all that crap, Just get me supplies and we can kick Quindi manufacturing andare a into gear. prendere l'erba. Recupera il furgone e porta allo stabilimento. Belle, sono missioni belline, sono belle queste cose qui. Andiamo a vedere dov'è questa cosa. C'è da sparare mi sa adesso. Eh sì, è un furgone carico di droga. Quanto è lontano? Quasi 2 km. Purtroppo io ho il PC, il computer, non c'ho. Ho visto che chi ha la PlayStation è fortunato e c'ha l'officina AO o AOS, non so come si chiama di preciso. E le moto vanno di più, questa qui mi fa massimo 130 miglia sul contachilometri. Invece AO arrivi a 150 miglia, l'ho visto, chi l'ha modificato ha fatto i video su YouTube, fortunati, chissà se magari anche noi col PC avremmo, scusate, questo DLC, sarebbe bello perché insomma anche le macchine andrebbero molto di più. Allora, prima che scendo, voglio essere sicuro che non mi accoppano. Fammi andare a vedere cosa c'è qua dentro. Prendiamo il fucile a pompa, quello che ho preso, ruba le scorte, vediamo chi c'è qua sotto. C'è qualcuno? È là? C'è nessuno? Non c'è nessuno? Temporaneamente, e magari arrivano.
Dai, che speriamo che facendo tutte queste cose qui soltanto all'inizio mi interessa. Finisco il video, sennò diventa troppo lungo. Però ho dovuto farlo, eh. Ho dovuto farlo per fare vedere che ho comprato tutto. Per forza. Sennò magari non ci credono e... Ok, e fino a qua ci siamo. Questo è il segnale globale, se in caso sono in una sessione pubblica, magari qualcuno mi attacca, mi ruba la roba, le solite cose, ok, guerra tra bande rivali, eccetera, eccetera. E fino a qua mi sta bene. Ed è giusto, sì, questa cosa qui, no? Sennò alla fine il gioco è proprio questo. Allora, proseguiamo, portiamo questo, poi vado a fare l'altro. Ho preso tutto, ragazzi, cioè è la prima volta che spendo, perché sono quasi 3 mesi che gioco continuo, ogni giorno, 8 ore al giorno, 8, anche 9. E praticamente... Ok, la produzione è stata avviata, quindi questo è l'allestimento, come diceva la discoteca. Questa area di produzione dovrà essere fatta crescere con erba. Non appena arriverà il personale, l'erba raccolta verrà lavorata e immagazzinata qui, su questi bancali, come adesso vedete. E poi ci saranno comunque dei costi da sostenere, quindi... Visita regolarmente lo stabilimento e tieni d'occhio di gestire la produzione. Ok, ho capito. Questa è la solita cosa del computer. Da qui posso vedere le vendite per vendere. Quindi bisogna vedere che mezzi mi chiederà dopo anche. Ok. Oppure me li dà direttamente in gioco. Ok. Sweet, they got the materials. Your staff are gonna do their magic and product, here we come. Ok. Long John T is out! Ok, adesso io esco e vado nel terzo punto, che era quello con la clessidra. Io sono qui, dove l'ho visto, qui siamo andati prima, qua. Andiamo a vedere questo qui. Mi serve la moto. Poi spero che si apre il nightclub, si apre e così concludo il video con allargo il massimo il night, così ho fatto tutto. Mi manca soltanto l'agenzia che quasi quasi la compro pure col prossimo video però, perché questo qua è lungo. Compro anche l'agenzia e così ho tutto, ho preso tutto. Vedete, conta chilometri, 100, 130 segna. E qui si va, ho capito, nella zona degli MC, dei Lost, quando facevo fatti i colpi, quelli del garage, l'assalto ai Lost, in quella zona lì sopra. Ok, e sì, è proprio la zona, qui la zona, eccola qua, ecco l'entrata. Scendiamo, andiamo a vedere un altro annuncio nuovo, perché tutta roba fresca, appena sfornata. Ecco qui, questo è il tuo laboratorio della metanfetamina. La produzione sarà sospesa finché le scorte, eccetera, eccetera, non saranno individuate. Non appena sarà a regime, eccetera, eccetera, venderai all'ingrosso, va bene? Ci sarà poi il computer, ok. Facciamo ESC. No,
No, non me lo dà perché devo aspettare che dice accedi open road per iniziare, devo aspettare che finisce lui. Ok, andiamo al computer. Dove va? È qui il computer. Ok, accedi allestimento. Ok, conferma. La solita telefonata del pirata. You know what you just saw? You just saw potential. Get these supplies and you'll turn those empty rooms into a real business. Let's go! Recupera il camion, porta allo stabilimento. Andiamo più veloci della luce. Che cado per terra come un salame. È un po' difficile, però di solito la caduta mi succede quando qualcuno mi taglia la strada, sto andando proprio a manetta. Perché capita, ogni tanto che qualcuno ti taglia la strada. Vedi, vedi come questo. Vabbè, ma sono io che passo per i rossi però, La colpa è sempre nostra, il giocatore. 2 km ancora in città. Un altro rosso, verde, verde, verde. Vediamo la prossima che forse è più sicura, che tiro dritto con rettilineo. Dai, un altro verde. In prima è un'altra cosa, raga. In prima è realistico, eh sì. In prima è più difficile giocarci, però quando ci prendi la mano è bellissimo, bellissimo veramente. Non vorrei che c'è qualcuno che mi ammazza lì, no. Non credo, vabbè, questo qua è il furgone, è un camion. Fermiamoci qua. Ok. Miseria, sono missioni belline, bello, bello. A raccolto e scorte per il stabilimento. Il cambio è proprio quello, torna subito al laboratorio, ok? Quasi quasi avevo intenzione che io ho 3 magazzini piccolini, no? Quelli lì che servono per le missioni, casomai ne prendo uno solo grande e do dentro tutti e tre e non se ne parla più, ne prendo uno e basta. Perché 3 piccolini, uno. Adesso non mi ricordo il nome, dopo vabbè, dopo mi sa che farò un nuovo video per quello. Così ho allargato tutto. Adesso vediamo qua. Cosa devo allestire ancora? Voglio vedere cosa è rimasto. Vedo il giallo grande in fondo.
questo qui consegnato. Ok, fino a qua ci siamo. Ok. Questa è l'area di produzione, ok, vedete. È come quando ho fatto l'assalto all'MC col garage e non capivo ancora dentro. Ok, qui c'è, quando sarà al massimo dovrebbe essere così, con tutte queste scatole qua già pronte, e poi ci sarà il computer. Ok, fino qua. Ok, faccio ESC. No, non me lo prende, deve finire il video. No, non si può fare. Ok, adesso arriverà una telefonata. Ok, they've got the stuff. This is day zero, baby. We're in production. LJT bag logging off. Bene. Ok, adesso usciamo. Quindi ho avviato adesso tre attività. Allora, adesso cos'è rimasto? Vediamo la mappa. Clubhouse, vediamo. Clubhouse 1. Aspetta, ingrandiamo, sennò non vedo bene. Allora, questa l'ho avviata. 1, 2. E ho avviato 3. Ne ho avviate 3. Questo è Clubhouse. Questa che cos'è? Ufficio documenti. Ho avviato, mi sembra, anche lì l'ho fatta. Questa qua l'ho fatta. 1, 2. Poi c'è l'erba. 3. E non ce n'è più? No, sono 3. Le cose sono 3. Ah, ecco qua, qua c'è un quarto. Cos'è questo? Questo è cos'è? Garage cocaina, eccolo qui. E poi c'è questo anche. Ah. Andiamo a garage cocaina e poi andiamo qui. Questo cos'è? Quello di prima, delle banconote? E questo cos'è? Fabbrica banconote, ecco. Forse ne mancano due, eh. Iniziamo ad andare prima qui. Ok, la moto, la moto. Una volta che finisco questo, voglio andare in discoteca nel nightclub e spero che me la finisco. E poi magari qualche minuto riesco a farmi anche l'ultimo, adesso non mi viene in mente perché è un po' che non ci gioco. Io ho 3 magazzini piccoli e ne volevo prendere uno solo grande e basta, e così non mi sbatto più uno a nord, uno a sud, uno a est, avevo fatto. Sarà un po' lunghetto questo video, però a chi è chi interessa a vederlo e gli fa piacere, io ho fatto questo. Mi sto ingrandendo praticamente, sempre di più. Vediamo se c'è qualche viuzza. Forse qua dietro, vediamo. Eccola. Andiamo a vedere. Ecco qui, questo è il tuo stabilimento per la produzione di coca. La produzione sarà sospesa finché le scorte eccetera eccetera. Questo cos'è? È il regime su questo tavolo, lavoreranno questa cocaina. È già capito qui, perché una volta avevo visto un video. Oppure mi sembra che uno mi aveva invitato, sono andato a dargli una mano, uno dell'MC, avevo visto queste tutte donne, erano con delle maschere nude, semi nude.
Ok, dice di andare al portatile. Allora, avviamo questa. Avevano delle mani tutte bianche, erano perché erano sporche di questa cocaina. Allestimento, ok. Sì. Everybody's got to start somewhere, kid. And that somewhere is usually an empty room and a long line of credit. So get the supplies and we'll start moving. Recupera il veicolo e porta allo stabilimento. Beh, c'è riuscito, sì. Quanto era lontano? 2 km e 150 metri. Ho fatto una frenata col freno davanti. Vicino alla polizia. Vediamo se si trova qua dentro. Eccolo qui, sta macchina. Prendi il veicolo, dice, ok. Adesso si può uscire? Di chilometri ce la facciamo, via. Ho sempre il vizio di sfiorare un po' le cose. Infatti quando adesso ormai sono bello grande, però quando ero giovane mio fratello mi raccomandava sempre: mi raccomando, quando vai in autostrada, non stare troppo vicino ai paracarri con la macchina, perché io andavo veloce, sono stato sempre uno col piede pesante. Prima che uscivano fuori poi i limiti di sicurezza, ma roba che se mi dovevo fare 1500 km li facevo in 10 ore. Partendo dal nord Italia al sud. Anzi, 9 ore mi sembra che ci avevo messo una volta. Allora, qua dentro, qua a destra, giusto? Ok, consegniamo questo. E le banconote mi è rimasta. Questa è l'area di produzione, qui la cocaina verrà lavorata non appena arriverà il personale. E la cocaina poi verrà messa su questi bancali, eccetera, eccetera. Vediamo adesso come diventerà. Ecco, quella che vai a rubare è il rubio. Ecco qui. La produzione si fermerà se io chiudo o si riempie la merce in venduta. Ah, ecco. Si fermerà automaticamente, ho capito. Bene. Posso fare ESC? Vediamo, non lo fa, devo aspettare che finisce il video. Ok, e qui a posto, telefonata. Hey, supplies are in and production is a go. Be excited, be terrified, be humble, and be discreet, okay? Long John teabag out, later. Ok, usciamo. Riapro adesso un secondo la mappa e mettiamo questo qui. Non ci sono andato. E ho fatto tutto. Adesso vediamo cosa dice
dietro da me, sono qua dietro. Mamma che giro. Perché c'è un parcheggio, ecco perché. Adesso vado più tranquillo, tanto è vicino. Volta a destra c'è un viuzzo. Vediamo, dov'è qua dentro? Dov'è? Ah, eccola qui, nascosta. Ok, eccola qui. Qui fai banconote false. Contraffazione di banconote. Porca puttana. Alla grande, ragazzi, qua. Non appena il regime è ok. Porca miseria. Hanno anche i contasoldi, tutto. Tutto. Che organizzazione c'è dietro. Ha fatto tante cose belle la Rockstar, non sapevo di tutte queste cose. Non sapevo niente. Ok, vediamo. Accedi, allestimento, sì. All right, as you can see, we're almost good to go. Just need this first batch of supplies and we'll kick into gear. Exciting times. Cosa mi chiederà qui? Recupera lo stockade e portalo allo stabilimento. Stockade, cos'è? Stockade. Nome di un qualcosa, di un veicolo sicuramente, magari è una barca, no? Non lo so. Stockade, non lo so. Sicuramente è un mezzo che ti puoi comprare. E qui sto passando davanti al Night Club. Dopo che faccio questa, prendi lo stockade. Dov'è lo stockade? Sopra? Vorrei strada, vediamo un secondo, è sopra, ok. Ecco qui, è questo. E certo, è blindato, ecco cos'è lo stockade. Non lo sapevo perché. Prendi lo stockade, ok, l'ho preso. Non si apriva per quello? Non c'è che mi sparano adesso qualcuno. Adesso sto rubando un blindato, eh. Dai, così finisco tutto, vediamo, dai, speriamo, speriamo, così non ci penso più. E adesso diventa più interessante il gioco, perché posso fare tante cose in più, perché io avevo solo le macchine rubate, ad esempio, no? Ho fatto quasi 200 milioni.
milioni di dollari di macchine rubate. Ne ho rubate 2200 macchine. Poi farò un video magari per far vedere quello che io ho detto oggi. Ok, vediamo dove sto. Eccolo lì, giallo, ok, questa è stata avviata. Quest'area produzione verranno prodotte le banconote contraffatte appena arriverà il personale, come tutti gli altri, va bene. Poi verranno messe dentro questi carrelli qui, tipo nei supermercati, roll, si chiamano roll. Eccole qui, ecco le banconote quante. Porca miseria. Quando sono pieni così vai a vendere. Ok, questo è il computer che mi dirà dove io devo andare a consegnare il guadagno. Bello, 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 interessante, interessante. Ok, se è finita qui, telefonata arriverà di lui, il pirata I've got the stuff. LJT. This is day zero, baby. We're in production. LJT bag, I'm logging off. Ok, adesso esco dallo stabilimento e penso di non aver più niente, 4 sono, credo. Riguardiamo la mappa. Allora, 1, 2, questa la metta qui, 3 sono andato, 4 era il Knight, la MC, 5 questo qui. Ok, adesso vado. Chiedo la moto e vado in discoteca. Vado al nightclub. Discoteca. Vado al night. Aspettiamo, non guardiamo perché la Rockstar non vuole che vedi questa cosa vecchia. Vabbè. Poi però è cambiato ultimamente. Ok, andiamo in discoteca che è qua di fronte. Passiamo dal retro, così faccio prima. Qua porca miseria. Io sono uno che sfiora troppo le cose. Vabbè. Ok, entriamo. Vediamo che dice. Ancora soldi. Però non te la faccio la consegna. Sei dentro, sì, ma se no mi rovini il video. Sì, vabbè, dentro, è dentro, meno male. Va. Prendiamo un attimo questi soldi, benedetti, che sono qui. Sa che anche gli altri neanche l'ho versati. Infatti ne ho 55,5. Dai, così mi arriva al massimo questa qui. Mica c'è da impazzire. Devo andare qua sotto. Qua sotto è a sinistra, lo buttiamo fuori anche quest'altro. Dai, via, via. Fuori, ubriacone. Ubriacone, ubria, ubria, ubria. Ok, dai, incassiamo questi ormai che sono qua. Prima che me lo dimentico. Ok, adesso torniamo su un'altra volta. Il personale è arrivato. Ufficio documenti, ti avvisa anche, bello. Ti avvisa che arriva tutto. È bello, veramente, guarda. Non ce l'avevo i monitor, adesso ce li ho. Porca miseria. Andiamo qui. Adesso vediamo, è tutto avviato, eh. Mi manca qui e poi l'ultimo, il magazzino centrale di una cosa. Devo fare una cosa importante. Allora, andiamo. Gestione magazzino. Ah, eccoli qua. Vuoi davvero assegnare questo tecnico? Sì, conferma. Conferma.
Ah, ho capito, tu lo sposti. E qui invece assumi, assumi. Assumiamo tutto, tutto assunti. Assumo, assumi. Vai, vai. Ok. Gestione monetaria. Vuoi assegnare a questo tecnico? Vediamo cosa succede. Aumenteranno le cose, vero? Articolica, produzione farmaceutica. Stampa, fotocopie. Cos'è questa? Ah, lo sposti, ho capito. Gestione monetaria, dai, che ormai c'erano le monete. Lasciamolo lì, ho capito. E poi cos'è questo qua? Importazione a nulla, ho capito. Fino a qua ci siamo. Allora, andiamo a vedere tutto. Home. Gestione magazzino, c'ho tutto. Migliorie è al massimo. Ecco, adesso me ne manca una e finisco il video. Qui ci siamo. Non, il telefono purtroppo no, non so perché la Rockstar da seduto non te lo fa vedere. Peccato che uno è seduto. Mi devo alzare per andare a prendere il telefono. Allora, andiamo a vedere che cos'era. Qui, andiamo a vedere un attimo qua dentro qua. Club, bunker, hangar, officine, questo qua c'ho tutto. Ok, sala giochi ce l'ho. Dopo farò l'ultimo salto anche lì. Andiamo a vedere qui invece. Dynasty qua dentro. Forse mi sa che devo andare alla Tower, mi sa, eh? Allora andiamo alla Tower. Lì alla Maz Bank Tower. Eccola qui. Online, trovo una nuova sessione, ma andiamo subito veloci veloci. Mi devo sedere al computer così vi faccio vedere anche quanti soldi ho guadagnato con la macchina, le macchine rubate, ne ho fatte tante, madonna. Un casino. Che poi mi sono un po' anche stancato. Allora, andiamo nel computer che è di qua. Looking good, boss. Era di Hello. là, vabbè. Have a nice day. Com'è così pulito? Le banconote si sono volatizzate. Ok, sediamoci un secondo. Ah, è vero, mi devo registrare come CEO. Presidente. Sciogli. Ok. I don't care if you're going into surgery while your kid's graduating on your silver Securo wedding serve. anniversary. Ok, divento CEO. Tomorrow, so Comunque, qua fast you dentro get it è done. pieno di soldi. Comunque, non è così vuoto. Perché cambiando sessione. Aspettiamo un attimo che mi dà. Che va via la scritta. Ok, adesso posso sedermi. I'm so glad I didn't go to business school. Sta camminando. Vabbè, è un difetto comunque. Allora, guardate le macchine, 196 milioni di dollari, veicoli rubati 2179, percentuale successo 81% e 2081 macchine vendute, successo esportazioni 97%. Ecco, io questo devo cambiare, carico speciale, eccoli qui. Come si fa adesso? Io ho tre magazzini piccolini, non li voglio più. Mappa magazzini, ecco. Piccoli, medi, grandi. Ah, ecco. Allora, vediamo, iniziamo a vedere. Ecco, facciamo così. Quanto costa questo? Quanto vuoi? Quanto vuoi? 2.135.000. Ok, teniamo a mente. 3 e mezzo. 2,6. 1,9. 3,2. 3 milioni e 40, 2 milioni e qualcosa, 2,8, 2 milioni e 300, questo qui è il più costoso, 3 e mezzo, 3 e mezzo, 3, e anche qua vicino. Ok, acquista magazzino. No, non ci sono andato sopra. Piano piano. Ok, conferma. Sì. Tutti ti do dentro. Ti do dentro questo? No, questo qua da 180. Ok.
Quindi questo qui. Ah, quindi questo qui è grande, ok. Quindi e mi rimangono i due piccoli ancora. Quindi che succede? Un momento. Posseduti, ok, questo grande e due piccolini. Ecco, se io voglio. Allora, andiamo sui grandi ancora. Ah, quindi ne devi comprare un altro. Tre sono alla fine. Costano. Alla fine ne hai sempre tre, però a sto punto io lascerei così. Eh sì, perché se ne devo comprare un, scusate, un altro. Mi sembra un po' troppo dopo, mi sa che non ce la faccio. Prima voglio vedere come va quello grande. Quando più avanti, non adesso. Ok. A questo punto mettiamo la meta, e lo voglio andare a vedere, basta, e finisco, ho finito. Ho finito col video, ho largato tutto. I got a good feeling, Sì, lo boss. so che ci sono le merci. Ok, allora usciamo da qui. Che macchina prendo? Che cosa prendo? Quando ho iniziato avevo un sacco di macchine, le ho vendute tutte comunque perché erano inutili averle. Ce l'ho, vedi, qua sotto ce l'ho, la blindata l'ho tenuta, quella lì che è col mitragliatore me l'ha regalata quando ho finito tutte le missioni del casinò, mi ha regalato come si chiama questa qui, questa signora qui. La signora Becker, ecco, sì, la signora Becker mi è arrivato un messaggio, ha detto vai giù in zona porto, credo che era, e praticamente, vedete, qualcosa c'è ancora, e dice vai in zona porto e c'è un regalo per te, e sono andato a vedere, quindi, questa che cos'è, che macchina è questa? Questa qua mi sa che sono macchine che ho vinto al casinò, questa, quella. Prendiamo questa, tanto per andare a vedere il suo magazzino grande. Qui non si vede, usciamo un attimo. Mi sa che è elettrica sta macchina. Allora, il magazzino grande, dov'è? Questo magazzino. Io l'ho comprato. Bunker. Autofficina, base operativa, Krabza, vabbè, Bennis. Ah, eccolo qui, deve essere questo. Magazzino EAT, 1 di 3, deve essere questo qui perché è grosso. Ok, andiamo a vedere, perché l'altro è quello vicino, ok. Questa è anche una macchina elettrica, eh. Quanti soldi ho speso? Allora, 26 milioni ho speso. 26 milioni oggi. Devo salire sul ponte perché non va bene qui. Meno male che ho preso la macchina che piove, solo che questa qua sbanda, cazzo. Perché sbanda così? Ah, eccolo lì, proprio vicino lì, eh. Tutti nella viuzza ce l'ho. Ok, fermati qui. Vediamo com'è dentro e concludo il video qua. Ho fatto tutto. Eccolo qui, madonna che grosso. Porca Eva. Ah, quello lì c'è il personale, come di là, è vero, eccolo qui. You're fine, right? E qui a riempirlo tutto come fai? E quanti camion ci vogliono?
Vediamo, vediamo soltanto quanto costa. 7,5, eh? Troppo caro. Io mi, ho mollato un attimo perché ho perso due carichi e quindi. Ve l'ho detto, mi sembra, in un video, che mi hanno mandato un Valkyria perché non riuscivano a distruggermi i Buzzard. Mi hanno mandato un Valkyria, ok, e mi hanno distrutto un carico. Il video è finito qua, ho allargato tutto. Al prossimo video, Joker chiude. Il video è abbastanza lungo, però è interessante, anche se in ritardo, sono in ritardo coi tempi, però non è mai troppo tardi nella vita, è vero. Ciao a tutti, Joker chiude, al prossimo video, ciao!